Germania per conoscere i bisogni del popolo birmano sulla salute. Abbiamo contatti e rapporti con diverse imprese italiane che vogliono venire qui in Birmania per aiutare lo sviluppo. Noi veniamo da un sistema economico democratico dove le imprese svolgono il loro compito secondo le regole e secondo anche la capacità di invenzione e di innovazione. Qui tra di noi oggi ci sono persone che rappresentano queste imprese, per esempio nel campo dell'ingegneria civile, le banchine dei fiumi, i porti, le strade. Continueremo ad essere sempre vicini al popolo birmano e soprattutto alla sua democrazia appena nata. Noi abbiamo incontrato oggi Aung San Suu Kyi, andremo nel Parlamento del Myanmar. Noi sappiamo che il governo e il Parlamento rappresentano il popolo e hanno la grande responsabilità di essere al servizio del popolo. Venendo in Birmania, in Myanmar, noi impariamo meglio la democrazia, quella che deve esserci anche da noi, una democrazia che vede i cittadini partecipi, protagonisti. Noi siamo qui a dire che la democrazia ha il suo fondamento qui nel popolo. L'abbiamo imparato dal popolo birmano che il 9 novembre 2015 ha preso in mano il suo destino. Abbiamo molta strada da fare insieme, molto concreta, sulla democrazia, sulla solidarietà, sulla pace e sul contributo che l'Italia e il Myanmar insieme possono dare alla pace nel mondo. Noi siamo felici oggi di essere qui perché sappiamo la lunga strada che abbiamo tutti fatto, le fatiche che abbiamo dovuto affrontare, le sofferenze che abbiamo patito, ma oggi sappiamo che davanti a noi ci sono le energie migliori dell'Italia e della Birmania per avere il coraggio di andare avanti e di camminare verso nuovi grandi obiettivi. Molti auguri al popolo birmano in questo inizio d'anno e in questa vigilia dell'anniversario dell'indipendenza. Gesù de Marè.